Ciao Bentace.it, Dwayne The Rock Johnson, la mia grande fantasia, l'uomo che vorrei vedere irrompere in una terrazza romana e massacrare di botte Jeff Gambardella, stare lì proprio e spaccargli la mascella, a vedere il sangue e i denti di Jeff che volano per le terrazze romane, che arrivano, che cadono giù, arrivano ai piedi del Colosseo. Quanto mi piacerebbe vedere The Rock che picchia a sangue Jeff Gambardella, il protagonista della grande bellezza di Paolo Sorrentino, una mia fantasia degli ultimi anni. Non mi piacerebbe vedere The Rock massacrare di botte Fred Ballinger, il protagonista di Youth, l'ultimo film di Paolo Sorrentino, giustamente non premiato a Cannes, e perché Fred è più simpatico di Jeff, ma invece insomma The Rock. E poi l'altra grande fantasia, quella diciamo più intelligente, era Conan per molti di noi, cioè noi volevamo vedere Conan, volevamo vedere The Rock, Conan, magari con Milius, quel Conan politico, quel Conan governante. Detto ciò, è un attore che io adoro, californiano, ex wrestler. Io mi innamorai di lui, ebbi un orgasmo quando lo vidi ingoiare uno scorpione all'inizio della Mummia 2, che avrebbe dato appunto il via poi allo spin-off del Re Scorpione, ed ebbi un orgasmo. Mi capita, adoro le donne, gli orgasmi di solito preferisco averli con le donne, però mi capitò anche con il Riccardo Scamarcio sul dondolo del finale della Meglio Gioventù. Cioè, quando arrivano questi attori così forti, così belli, così incisivi, me ne rendo conto, il mio corpo reagisce. The Rock, per me fu meraviglioso vedere quel prologo della Mummia 2, e la sua carriera poi la conosciamo, è stata molto bella, ha dimostrato di essere molto forte in commedia, in Be Cool, il seguito di Get Shorty di Barry Sonnenfeld, è fantastico. Ma un'altra linea che mi piace molto è il rapporto di The Rock e la sua sintonia con i personaggi femminili, a partire dalla bimba di Cambio di Gioco, che fu un gran bel successo commerciale per lui faceva il giocatore di football americano e aveva a che fare con questa bimba pestifera, ma fino ad arrivare anche ai suoi bellissimi rapporti con i personaggi femminili dentro la saga di Fast and Furious. Per esempio, The Rock si trova molto a suo agio con le donne forti, è un uomo che, ne abbiamo parlato anche nella video intervista, se vi va andate a dare un'occhiata. Sì, video intervista perché? Perché adesso The Rock è arrivato a San Andreas, e San Andreas, ragazzi, funziona, è un buon film. The Rock non picchierebbe mai Michael Caine, mentre io penso che distruggerebbe di botte Jeff Gambardella. Non picchierebbe mai Michael Caine perché ha recitato The Rock con Michael Caine né Viaggio nell'Isola Misteriosa 2012, diretto da Brad Peyton, lo stesso regista di San Andreas, ed erano meravigliosi loro due in quel film. Benissimo, di cosa parliamo con San Andreas? Parliamo della faglia di Sant'Andrea, parliamo di The Rock che guida un elicottero, parliamo di terremoti, earthquakes, e quindi di botte e di terra che si apre, palazzi che crollano, un gran casino, tsunami, l'acqua, onde gigantesche che vengono prodotte da questi scossoni della crosta terrestre. È un gran casino San Andreas, pieno di CGI, bel 3D, un buon film, terremoto esterno e terremoto interno. The Rock ha il terremoto esterno, è un pilota di elicotteri, deve cercare di salvare le persone. Il terremoto interno è la famiglia è squassata, è squarciata più della terra che viene distrutta da questo terremoto devastante. La moglie l'ha lasciato, si chiama Emma, interpretata da Carla Gugino, l'attrice feticcio di Robert Rodriguez, tostissima, anche se alta un metro e The Rock 2, però quando stanno insieme io ho pensato lei regge The Rock, e non è facile. La figlia è un'altra ipervitaminica come loro due, e non poteva essere nessun'altra se non Alexandra Daddario, che era bimba in Percy Jackson ed era buona come il pane in True Detective, e tu senti che può essere la figlia di Carla Gugino e The Rock. Lei si chiama Blake, Carla Gugino si chiama Emma, The Rock si chiama Ray. Si sono lasciati Emma e Ray, Blake sta lì un po' così. Perché si sono lasciati? The Rock è contrariato all'inizio del film, smonta una bici, boh, la butta giù, c'è qualcosa che non va, ma per essere un blockbuster di largo consumo, catastrofico, molto sottile il racconto del rapporto tra lui e la sua ex moglie, che c'è la classica, ancora devi firmare le carte del divorzio, quindi forse ancora non è detto, e forse come nel caso di Dennis Quaid e Jake Gyllenhaal per L'alba del giorno dopo, che era un altro bel film catastrofico, Roland Emmerich, il maestro del catastrofismo, dovevano ricongiungersi, la famiglia si deve ricongiungere, come si deve ricongiungere un po', diciamo, lo schermo, il mondo, perché tutto è andato in frantumi, le cose si devono rimettere a posto, perché questi sono film dove dal tavolino, dal bicchiere a ovviamente a tutta San Francisco,
tutto viene distrutto, quindi qualcosa si deve ricompattare. E in quel film Dennis Quaid doveva ricongiungersi con Jake Gyllenhaal, suo figlio. Qua forse la famiglia Blake, Emma e Ray dovrà forse ritrovarsi. Il film è buono, c'è una carogna, cameo carogna di Kylie Minogue che mi ha fatto impazzire, e c'è la scena più difficile secondo me della carriera di The Rock, ne abbiamo parlato, e tutta interiore, mentre tutto attorno c'è un gran casino. È una scena che The Rock, vabbè, la dovete vedere, insomma, la scena più difficile della sua carriera non è action. Ciao, bettes.it, San Andreas, The Rock, buono, ciao.